Il presidente della giunta regionale Nino Spirlì nella giornata di ieri ha fatto visita al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria a fare gli onori di casa il commissario straordinario del nosocomio Jole Fantozzi, che ha illustrato assieme ai dirigenti medici le diverse criticità che attanagliano l'azienda, a partire dalla grave carenza del personale che paralizza le attività, secondo quanto segnalato dal direttore sanitario aziendale Salvatore Costarella. Un ospedale che ha fatto in tempi di Covid qualcosa di straordinario, riuscendo così ad arginare gli assalti del virus, riuscendo ad aumentare di 12 posti la terapia intensiva. Sono queste le parole del governatore. E come abile prosegue il lavoro del commissario Fantozzi e di tutta l'equipe medica, paramedica e tecnici. A breve, tra le priorità, c'è anche quello di convocare un nuovo incontro istituzionale alla presenza del commissario regionale alla sanità Guido Longo per fronteggiare le diverse emergenze che riguardano questa struttura. GOM di Reggio Calabria è veramente una delle grandi eccellenze sanitarie che abbiamo in tutta la regione. In questa prima e seconda ondata passate e in questo inizio di terza ondata si sta comportando in maniera eccellente, è riuscita ad arginare gli assalti del virus. Al GOM addirittura sono riuscite ad aumentare i posti in terapia intensiva fino a 12, utilizzando dei fondi proprio dell'ospedale a disposizione, messi a disposizione. Jole Fantozzi sta facendo un lavoro incredibile con tutta l'equipe medica, paramedica, tutti i tecnici, stanno facendo un lavoro veramente eccellente.